Ciao, in questo video ti porto il nuovo decoder della Edizion modello Picco T265 Plus. Ebbene sì, vi ricordate, ho già recensito nel mio canale il modello precedente, sempre l'Edizion Picco modello T265, ed è uscito adesso la versione Plus. Edizion promette delle migliorie a livello hardware e di esperienza utente. Scopriamo insieme dopo la sigla se tutto ciò è vero. Ciao, sono Giovanni, benvenuto o bentornato nel mio canale in questi video in cui ti parlo di decoder per il nuovo sistema digitale terrestre, il DVB-T2, che come ormai saprai, se hai visto il mio video, entrerà in vigore in Italia da gennaio 2023. A tal proposito, se non hai ancora visto il video sullo slittamento delle date, ti lascio qui sopra nelle schede oppure sotto nella descrizione di questo video il link al video che ho fatto in cui ne parlo. In questo video parliamo della novità di quest'ultimo periodo che ha presentato la Edizion in merito appunto ai loro decoder, il Picco T265 Plus. È un decoder che si presenta in tutto e per tutto con la stessa estetica e con le stesse funzioni del precedente modello, ma Edizion dichiara un aumento delle performance perché il processore all'interno è stato notevolmente migliorato, così come anche l'interfaccia utente. Siamo qui appunto per scoprirlo. Allora, una volta collegato con la porticina HDMI al mio televisore Full HD della Philips, si presenterà davanti a voi questa schermata iniziale, che è quella appunto della prima configurazione. Già qui abbiamo notato una differenza sia di estetica ma anche di qualità grafica. Ovviamente ci farà scegliere la lingua, e la nostra, in questo caso l'italiano, è la quarta della lista. Diamo l'ok, invece qui è un po' quello che era il vecchio menu, però con una qualità video decisamente, delle icone e delle scritte decisamente meglio di quello precedente. Se eventualmente volete fare i confronti e volete vedere com'era quello precedente, vi lascio qui sopra nella scheda oppure sotto nella descrizione del video il link all'altra recensione del Picco T265 che ho fatto verso aprile 2021. Ok, qua nella schermata iniziale ci accorgiamo già della prima differenza. Il decoder è compatibile sia con lo standard DVB-T2, che è quello che appunto entrerà in vigore qui in Italia, ma anche con il DVB-C, che è il Digital Video Broadcast Cable, cioè in quei paesi in cui la connessione non sarà più tramite antenna dal tetto ma tramite un cavo che arriva direttamente a casa. A noi ci interessa comunque il DVB-T2, ovviamente sono già preselezionate come regione, una volta che settiamo l'italiano, l'Italia. C'è la possibilità di attivare l'alimentazione dell'antenna con il 5V, di attivare o spegnere l'LCN, ovvero l'ordinamento dei nostri canali nazionali, ma ovviamente se vogliamo trovarci i nostri bei programmi in ordine, i nostri canali in ordine, dobbiamo lasciarlo su ON. Con il tasto verde c'è la possibilità di poter editare il transponder, qui lasciamo stare, mentre con il tasto rosso c'è la possibilità di incominciare la ricerca dei canali. Pigiamo il tasto rosso al telecomando. Qui mi chiede adesso che è la modalità di ricerca, se solo i canali in chiaro, tutti i canali, perciò quelli in chiaro e i criptati. In questo caso lasciamo tutti, così riusciamo a fare anche un confronto di quanti canali questo decoder riesce a sintonizzare sulla mia antenna. Come abbiamo visto nei precedenti video e recensioni, sono sempre riuscito a prendere circa 330-350 canali. La priorità SD, questa è la prima volta che lo troviamo, vuol dire che dà priorità ai canali standard definition oppure high definition. Io a questo punto darei priorità all'alta definizione. Diamo ok per la ricerca e la ricerca inizierà. Anche questo menu è leggermente diverso da quello del precedente modello. Abbiamo qui l'elenco delle TV, qui l'elenco delle radio, il numero del canale che sta analizzando, il livello della potenza del segnale con la qualità del segnale, e nell'ultima barra c'è la barra di progressione, cioè l'avanzamento della scansione, che per esempio nel vecchio modello, se vi ricordate, mancava. C'è un exit per uscire, vabbè, comunque il menu è molto scarno, ma almeno ha qualche informazione in più rispetto al precedente decoder, ed è sparito quel logo che stava a indicare la ricezione da un satellite, che ovviamente col digitale terrestre ha poco a che fare. Lo sfondo è nero con le scritte bianche e questo riquadro blu, non è male. Vediamo adesso quanti canali riuscirà a sintonizzare e soprattutto se mi troverà dei conflitti LCN sull'ordine dei canali nazionale, se mi chiederà di risolvere questi conflitti. Ricordiamo che il vecchio modello non me li aveva mai fatti sistemare in maniera manuale. Thank you.
Siamo arrivati al 97% della scansione, mi ha trovato 345 canali e circa 47 radio, perciò bene o male un'ottima ricezione. E vedo già anche un'altra grossa differenza rispetto a prima, che il menu è in trasparenza rispetto al canale sottostante. Premendo il tasto ok, sì, esatto, come avevo immaginato, mi ha posizionato Rai 1, Rai 2, Rai 3, canale 5, Italia 1, Rete 4, Italia 1 e la 7 in HD sulla numerazione, quella bassa, dei primi canali, come ha fatto il nuovo aggiornamento del Picco T265 di cui ho fatto un video, che è appunto modificato questa opzione. E dando priorità sui canali HD in fase di installazione, anche questo modello mi mette i canali HD già nelle liste, diciamo come primi canali nelle liste da guardare. Il menu bene o male è lo stesso, perché con il tasto bianco c'è la possibilità di espandere fino a 3 livelli l'elenco dei canali con il login che mi sta a indicare la presenza appunto della qualità in HD. Addirittura adesso c'è la possibilità, di poter poi, premendo per la quarta volta la visualizzazione, di poter fare una scrematura o un riordino con i preferiti oppure con satellite, ma in questo caso satellite non ci sono, ok. Vabbè, in questo caso è per DVB-T2, ordinamento AZ oppure per fornitore, in questo caso mi farà vedere chi trasmette il segnale in base alla codifica, ovviamente per i canali quelli a pagamento. Mi farà fare un filtro e mi farà vedere solo i canali HD che attualmente sono presenti, in questo caso invece quelli trasmessi in DVB-T2, ovviamente questi vengono messi in DVB-T2, ma il DVB-T2 non è ancora attivo. Mentre non è selezionabile il DVB-C, che è il cavo, perché da noi appunto non arriva. Ok, con il tasto verde posso fare una ricerca di eventualmente di un canale, se so il nome ma non ne so la numerazione, qua compare la tastiera per poter scrivere, mentre con il tasto giallo c'è la possibilità di poter modificare direttamente da qui il canale. Per esempio, se volessi, che ne so, andiamo sull'8, in questo caso ho la possibilità di spostarlo, bloccarlo, cancellarlo o eventualmente rinominarlo, o in questo caso farlo saltare quando vado avanti e indietro con lo zapping. Perciò direttamente già da qua posso fare le varie appunto modifiche alle mie liste di canali senza entrare nel menu, e qui mi rimarrà sempre in anteprima sulla destra di quello che è il canale che appunto ho in sottofondo. Con il tasto info c'è la possibilità di vedere quello che è il menu nel quale sono all'interno, e questo è carino perché appunto mi dà la possibilità di, mi guida su quelle che sono le operazioni che posso fare. Qui c'è la possibilità con il tasto TV radio di poter switchare appunto nei canali TV o nei canali radio. Con il tasto verde c'è la possibilità di selezionare tutti, di deselezionare tutti, di selezionare gli altri, ovvero se io ne ho selezionato uno mi seleziona per differenza gli altri, o di selezionare il transponder. Ok, questo per fare appunto le varie modifiche, spostare, bloccare, cancellare, rinominare o saltare appunto tutti i canali. Menu molto facile, molto semplice, nulla di particolare, comunque completo. Ok, tasto info l'abbiamo già visto bene o male come quello che è migliorato rispetto a quello che c'era prima nel precedente decoder, è molto più chiaro e anche altri sono molto più grandi. Orario, la trasmissione appunto, mi dice anche la frequenza, la risoluzione 1920x1080 in H264, la presenza del televideo, appunto il canale HD, in caso in cui ci fosse un canale a pagamento compare anche il simbolo del dollaro, e se fosse bloccato per i minori ci sarebbe anche il lucchetto. Facciamo anche una prova di cambio canale. Questi, ripeto, sono tutti canali HD, devo dire che il passaggio è abbastanza immediato. Fa il freezing del canale precedente prima di passare a quello successivo, perciò non interpone una schermata nera, però vedo che il cambio è decisamente molto più rapido del precedente modello. Ok, se premo due volte il tasto info mi compare anche ovviamente l'informazione del canale presa dalla nostra RPG, perciò dalla guida digitale del nostro digitale terrestre, e qui se premo poi su questa schermata anche il tasto rosso mi farà vedere il livello della potenza di trasmissione di questo canale, la qualità, il BER, i parametri, l'audio C3, il video H264, tutti i vari PID, audio e video. Molto carino, molto completo, questo forse un po' più da smanettoni, però c'è anche questa funzionalità. Tasto exit per uscire,
Perfetto, entriamo nel menu. Appunto, organizzazione canali, perché il primo che abbiamo visto è quello della, appunto, installazione che abbiamo fatto prima. Nell'organizzazione canali ci riporta quella che invece è la funzione che possiamo richiamare direttamente premendo OK dalla visualizzazione di un canale, perciò dalla lista dei canali, poi con il tasto giallo. Perciò questa è una ripetizione. La organizzazione dei preferiti invece, quella serve per modificare e creare una mia lista preferiti. Mi pare che le liste preferite, se non ricordo male, sono addirittura 8. Vediamo un attimo, c'è scritto qua. Sono 9 le liste preferiti, o forse anche di più, vediamo. No, le liste preferite sono addirittura 32. Perciò c'è da sbizzarrirsi a fare tutte le liste canali che voglio. Qui semplicemente basterà evidenziare il canale. Mi sposto su aggiungi e me la metto automaticamente sulla lista favoriti numero 1 e comparirà il simbolino del cuoricino che vorrà dire che questo canale farà parte di una lista dei preferiti. Per esempio potrei mettermi tutta la lista dei preferiti dei canali HD oppure tutte quelle dei canali Rai oppure tutta quella dei canali Mediaset. Con il tasto opzione c'è la possibilità, che è il tasto verde, c'è la possibilità di poter come prima selezionare tutto, deselezionare tutto, selezionare gli altri, perciò la differenza rispetto a quello che ho già selezionato, oppure selezionare il transponder, perciò qua dovrei scegliere la frequenza e vado per frequenza e non più per lista canali. Con la lista preferiti col tasto giallo posso richiamarmi la lista preferita come ho fatto prima e perciò cambiare la lista a cui aggiungere il canale. Sempre con il tasto info, in questo caso mi dà una spiegazione di quello che posso fare in questo menu, e anche questa è una cosa molto molto carina che prima invece non c'era. Molto interessante. Qui poi c'è la voce eliminare tutti i canali, perciò se volessi rifare una scansione da zero, qui posso cancellare tutti i canali che il decoder ha memorizzato. Ovviamente una volta che faccio una realizzazione dei canali preferiti, cioè qua non ve l'ho fatto vedere, ma metto rete 4 per esempio sul lista favoriti 2 e poi premo il tasto exit, ovviamente mi chiede se voglio salvare, do l'ok e mi salva appunto questa modifica che ho apportato. Andiamo a vedere invece adesso il menu del sistema. La prima voce è lingue, ovviamente in questo posso selezionare le lingue del menu, della prima lingua della traccia audio, la seconda lingua della traccia audio, la lingua dei sottotitoli, la lingua del televideo e la lingua della EPG, appunto della guida elettronica. Niente di particolare. Qui c'è la voce dell'aggiornamento, poi lo vediamo perché c'è un aggiornamento di agosto da applicare, lo applichiamo dopo. Impostare timer. Come abbiamo detto, questo decoder ha la funzione PVR, perciò può registrare i canali televisivi una volta che inseriamo una chiavetta di memoria. Visto che ci siamo già subito, inserisco una chiavetta USB nella porticina frontale. Adesso dovrebbe dirmi che ha rilevato la chiavetta, o viene fuori addirittura il logo USB. A questo punto posso impostare i miei timer di registrazione. C'è la possibilità di selezionare solo accensione, spegnimento o addirittura riproduzione o registrazione. Cosa vuol dire? Che se voglio che registra, metto una chiavetta e lui registrerà il programma che ho deciso, oppure può accendersi da spento in maniera tale che lo visualizzo, oppure me lo spegne, perciò quando comincia quel programma anziché accendersi si spegnerà, cosa particolare, oppure c'è appunto la riproduzione, in questo caso mi avviserà mentre sto guardando un altro canale che sta per iniziare il programma che ho messo nel timer, perciò mi dà la possibilità di poterlo visualizzare premendo il tasto OK. Qui posso fare una programmazione giornaliera una sola volta, una programmazione tutti i giorni, oppure il lunedì, il martedì, il mercoledì, il giovedì, il venerdì, il sabato, la domenica e di nuovo una volta. Data d'inizio, ora d'inizio, durata ovviamente in minuti, in questo caso ne mettiamo uno così facciamo anche una prova di registrazione. In questo caso lasciamo registrazione e si attiva anche la possibilità di mettere quanti minuti. Mettiamo 2 ore e 00. Il numero del il nome del canale, e qua mi chiede se voglio metterlo in stand by dopo che ha fatto la registrazione, questo on off, ovvero il decoder una volta finito di fare la registrazione si spegnerà in maniera automatica se lascio attivo la funzione on. Ok, exit per uscire, do l'exit, ovviamente in questo caso mi chiede se voglio salvare il timer, do l'ok e abbiamo impostato il timer. Dopo vediamo come si fanno a richiamare i timer. Ulteriori impostazioni, qua mi fa vedere la lista dei TV, lista TV numero 1, 2, 3, 4.
dopo vado a cercarlo sul manuale. Ah, appunto, a proposito, il manuale non è contenuto nella confezione, c'è una guida rapida come avete visto nel video dell'unboxing che vi lascio qui nelle schede oppure sotto nella descrizione di questo video, e che è una guida molto rapida che vi fa vedere proprio le prime cose da fare per mettere in funzione il decoder, mentre il suo manuale si scarica in formato PDF dal sito dell'Edition. Vi lascio anche in questo caso il link sotto nella descrizione del video. Qua c'è la possibilità di poter attivare i sottotitoli in maniera automatica, posso mettere on oppure off, qua mi dice se voglio consumare poco quando è in stand by, on oppure off. Ovviamente questo è un modo per dire che se attivo la modalità on il decoder va in uno stand by profondo, perciò verrà completamente spento per consumare poco. Se io invece metto off il decoder va in una sorta di spegnimento parziale e di conseguenza consumerà qualcosina in più. Questo lo impostate voi. Sappiate che ovviamente se mettete il decoder in modalità che risparmia molto di più, ci metterà più tempo per fare il riavvio. C'è la possibilità tra l'altro poi di impostare, questa è la prima volta che lo troviamo, una funzione per il tasto rosso, il tasto verde, il tasto giallo, il tasto blu e il tasto bianco. Per esempio c'è la possibilità di fare un richiamo diretto a YouTube, all'app di Meteo, ovviamente se il decoder è collegato a internet, la modalità sleep che è quella appunto di spegnimento, perciò posso impostare io valore predefinito ai tasti colorati. Faccio però menzione che ci sono già delle funzioni preimpostate nel telecomando, tipo l'audio, le opzioni, il televideo e anche la web tv, oltre che la selezione, quando siccome il telecomando è programmabile per far funzionare anche la televisione, anche per selezionare l'ingresso del televisore, perciò ci sono già delle scritte riportate nel telecomandino che vi lascio qui sopra in descrizione così si vede meglio. Ok, impostazioni audio video, qui ovviamente ho la possibilità di poter impostare tutte quelle che sono le impostazioni multimediali audio e video di questo decoder. La TV standard, in questo caso probabilmente mi cambierà la risoluzione 576, ma ovviamente come era presettato prima il mio televisore supporta il 1080p, mentre il 576i è la risoluzione della presa SCART, avete visto com'è la differenza. Ovviamente c'è la possibilità poi, in questo caso viene settato in automatico, di poter modificare anche il rapporto ratio 16 noni o 4 terzi in base al pannello che avete. La modalità di aspetto può essere messa appunto in automatico oppure in letterbox o in pan e scan, vi consiglio di lasciarlo in automatico. La modalità SPDIF e HDMI è di default in AC3, audio codifica AC3, oppure c'è la possibilità di fare un bypass o di lasciarlo in automatico, io vi consiglio di lasciarlo in automatico, così sarà il decoder che in base alla trasmissione setterà lui il miglior appunto settaggio audio. TV SCART, c'è la possibilità di selezionare tra CVBS e RGB, questo dipende molto dal vostro vecchio televisore se collegate appunto il decoder con la presa SCART. Se è presente nel programma che state guardando anche un canale audio, c'è la possibilità di poter attivare anche il canale descrittivo. Qui c'è la possibilità di impostare la trasparenza del menu rispetto al canale fino da 0 fino appunto a un massimo di 40. Io per il momento preferisco, per mia preferenza personale, si vede poi credo anche meglio in video, lasciarlo a 0. C'è la possibilità di impostare anche per quanto tempo restino, diciamo, visualizzate le info al cambio del canale. Di default è impostato in 5 secondi, ma posso arrivare fino a 10 con un minimo di 3. Ecco qua. Qui c'è la possibilità invece di poter cambiare le impostazioni del cambio canale. Come vi ho detto prima, al cambio canale c'era un freezing del canale che stavo guardando prima di passare al nuovo, ma c'è la possibilità di intervallare una schermata nera e io personalmente lo preferisco. Ok, anche questa, ripeto, è una preferenza ovviamente personale. Protezione minori, qui abbiamo il parental control, c'è la possibilità di bloccare interamente l'accesso al menu, perciò se non mettete il PIN il menu non potrà essere attivato. Posso bloccare ovviamente i canali nel momento in cui li blocco e il PIN default dovrebbe essere i 4 zeri, esatto. E c'è la possibilità ovviamente premendo il tasto OK di poter cambiare e mettere voi un vostro PIN, mettete il 4 zeri come PIN di vecchia password e poi potete mettere voi un PIN personale. In questo caso io lascio tutto predefinito. Se mettete blocco menu appunto attivato su on, sappiate che ogni volta che premete il tasto menu vi richiede il PIN. Questo è comodo soprattutto se avete per magari bambini o persone anziane che potrebbero fare, diciamo, confusione con il menu. Lo attivate ogni qualvolta che se state guardando la televisione per sbaglio viene premuto il tasto menu, finché non viene inserito il PIN non si può accedere al menu. Questo è comodo per evitare che appunto venga buttato fuori tutto di
di impostazione di sintonia il decoderino. Ok, in questo caso io lascio off. Bene, andiamo sulla seconda voce, che è quella dell'impostazione, la penultima voce, che è quella dell'impostazione dell'orario. Come sappiamo, i decoder si aggiornano sia per quanto riguarda la data che l'orario direttamente dal segnale televisivo del digitale terrestre, infatti è messo direttamente in automatico, ma se volessi ci sarebbe anche la possibilità di poterlo mettere in maniera automatico e di cambiarlo. Tra l'altro vedo anche la possibilità di poter disattivare o attivare l'ora legale nel caso in cui appunto venisse meno questa impostazione, questa modifica che abbiamo ogni anno dell'ora legale, si può appunto mettere su off. C'è l'auto standby già preimpostato di default su 3 ore, c'è la possibilità di accenderlo oppure di spegnerlo, ma non di modificare dopo quanto tempo il decoder va in standby se non riceve nessun comando dal suo telecomando. C'è la possibilità poi di fare la visualizzazione dell'ora. Io, se metto off, ovviamente in questo caso il decoderino nel display che è dotato frontalmente non mi darà più l'orario, ma mi darà il numero del canale che sto guardando. Infatti adesso non c'è più l'orario, ma c'è il canale 3. Questo per quanto riguarda appunto l'impostare l'orario. Informazione, l'ultima voce mi farà vedere il riassunto di tutte le caratteristiche di questo decoder con il model ID, ovviamente Pico T265 Plus, versione del loader 1, versione del software 1.0.5.9, versione dell'hardware 001, info hardware, 4 MB di memoria flash 64 MBDD, default DB versione 1, creazione del software 30 agosto 2021, questa è già l'ultima versione che software che c'è nel sito, perché ho visto che era datata 30 agosto, perciò non occorrerà a aggiornarlo. E questa invece è set box ID, mi fa vedere la matricola del decoderino. Benissimo. Ultima voce, la parte media internet con l'impostazione di rete, la possibilità di andare a vedere i file registrati, le impostazioni per quanto riguarda le funzioni di video registratore, la app di YouTube e Meteo che adesso non sono selezionabili perché ovviamente non c'è la connessione ad internet, e poi un menu dedicato al video, alla musica, alle immagini e la rimozione sicura della porticina USB, cosa che c'è anche tra l'altro come tasto nel telecomando, e questa secondo me è una cosa comodissima, soprattutto se uno usa tanto chiavette e hard disk, per evitare di perdere dati o di rovinare appunto le chiavette o le hard disk staccandole senza aver fatto prima la rimozione sicura del dispositivo. Vediamo velocemente tutte le impostazioni, anzi facciamo una cosa fatta meglio, rimuoviamo la porticina USB, premo il tasto OK e in questo caso posso tranquillamente rimuovere la mia chiavetta. Volevo collegare la porticina Wi-Fi della Edison, questa qua si chiama Wi-Fi Edy Mega, è la sua chiavettina Wi-Fi fatta apposta per il decoderino della Edison, lavora in Wi-Fi BGN con una potenza massima di 150 megabit per secondo. Ovviamente questa è nativa, quando io la collegherò al decoderino sulla porticina USB verrà automaticamente trovata. L'unica, secondo me, l'unico rammarico, ma non si può pretendere di più su un decoder che costa 30 euro, che c'è solamente una porticina USB, perciò o metto la chiavetta Wi-Fi o metto una chiavetta di memoria per riprodurre i file multimediali. Ok, andiamo sull'impostazione di rete e vediamo se c'è già trovato la chiavetta. Network Wi-Fi, evento on oppure off, DHCP attivato, ovviamente mi dice che non c'è nessuna connessione. Premiamo il tasto OK su Wi-Fi e vediamo se riesco a settare. Scusate, non avevo visto perché c'era davanti. Con il tasto rosso c'è la possibilità di fare la ricerca della rete Wi-Fi. Scusate, non avevo visto il logo sotto in basso. Ok, mi ha trovato la rete di casa mia. Ovviamente mi dice di inserire la password. E qua adesso, ovviamente con la tastiera, possiamo inserire la password della rete di casa. Ok. Volevo solamente far notare, prima di dare OK per l'inserimento della mia password sulla mia rete Wi-Fi, la cura nel software che è stata apposta, perché se notate nella tastiera alcuni tasti e alcune funzioni sono colorate di colori diversi rispetto appunto alla tastiera. Infatti se voi premete il colore corrispondente attiverete la funzione, perciò sul telecomando il tasto rosso corrisponde al maiuscolo minuscolo, il tasto 1, 2, 3 alle lettere, il tasto OK per dare conferma, evidentemente se volete scrivere con il tasto blu tornate indietro. Molto molto carino, perché appunto agevola molto
la possibilità di poter appunto scrivere con il telecomandino. Diamo l'ok sulla wifi e andiamo in connessione. Connessione, se ho inserito correttamente la password, ok, l'ho inserita correttamente, il decoder si è connesso alla mia rete wifi, mi dà anche il segnale che è comunque molto buono, perfetto. Infatti adesso qua sono comparsi il DHCP, l'indirizzo IP, il subnet mask, il gateway di default e anche il DNS. Adesso facciamo la prova YouTube, visto che siamo collegati, perfetto. Allora, qui c'è la possibilità di poter selezionare il menu di sui video quelli più di tendenza, la musica, le auto e i veicoli, la commedia, l'intrattenimento, il gaming e i film d'azione, l'animazione, gli animali, la scienza e la tecnologia, gli sport, le cose da fare e gli stili. Ma ovviamente c'è il comando cerca. Quale migliore occasione per andare a cercare uno dei miei video? Dunque, G, tasto giallo, in aggiornamento. E voilà, compaiono ovviamente alcuni dei miei video, appunto qui c'è fatalità anche l'Edition Pico 265, diamo l'ok, vediamo anche la velocità di caricamento, questo dipenderà anche molto credo dalla rete wifi, in questo momento io sto anche scaricando, comunque il video parte, non ho idea di che risoluzione sia, non è altissima credo, vediamo se c'è quel tasto di info, una informazione. No, mi dice la durata, quanto sto appunto mandando del video, ma non mi dice la risoluzione. Sì, non credo che sia comunque molto elevata. Vabbè. Vediamo se con le impostazioni, qua posso selezionare la regione, posso cambiare, vabbè, ovviamente per i preferiti di tendenza posso mettere l'Italia, così mi darà i video di tendenza per il nostro paese, e dare un ordinamento per rilevanza, ok, standard TV lo scelgo qua. Perfetto, ok, posso selezionare fino al 1080p che è la qualità che questo decoder appunto supporta. Vediamo adesso se per caso rifacendo partire il video la qualità migliora, spero di sì, che il decoder supporta a pieno, assolutamente sì, supporta a pieno il 1080p e perciò c'è la possibilità di visualizzare i video fino al 1080p. Devo dire che tutto sommato non è niente male e funziona anche bene, anzi facciamo una prova di audio perché so che qualcuno col passato decoder aveva problemi di audio. No, in questo caso l'audio funziona perfettamente. Ottimo, e anche la parte diciamo YouTube funziona. Vediamo il meteo in aggiornamento. Adesso mi dice che siamo a Berlino, Atene, e ovviamente l'Edition è una ditta greca e di conseguenza mi fa vedere Atene come città, oppure Roma. C'è la possibilità comunque di poter aggiungere con il tasto verde una città, noi mettiamo la nostra bella Venezia, visto che è qua vicino, anche se in realtà io sono in provincia di Venezia, ma sono molto più vicino a Pordenone che non a Venezia, almeno per il meteo avrebbe più senso mettere Pordenone. Comunque facciamo una prova di Venezia. Tema della ricerca che non vada fatta in inglese, ok, e infatti mi dà la scelta perché ne ha trovato ovviamente più di una, perfetto, ok, mi fa vedere il tempo di oggi, 27 gradi con l'orario, le previsioni a martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato, perciò a 5 giorni, con l'umidità, la visibilità, il vento se disponibile e la pressione in kilopascal. Molto molto carino, devo dire che mi piace, il meteo è abbastanza completo, c'è la possibilità di poter selezionare la lingua ovviamente del menu e anche se mettere in centigradi oppure in Fahrenheit. Molto bene, ok, chissà se mi tiene in memoria Venezia, sì, me lo tiene in memoria perché me ne ha aggiunto 4 di 4, perciò si possono anche via via aggiungere ulteriori città. Molto molto carino, questa è la parte, è l'unica parte diciamo interattiva tramite internet, a parte poi l'aggiornamento. Andiamo a vedere se per caso con un aggiornamento online mi trova qualcosa. Mi ha trovato l'1.0.5.9 che pesa 4 MB, però se io non ricordo male adesso siamo già all'1.0.5.9, esatto. Mi ha trovato praticamente la stessa versione software che adesso è già montata sul decoder, perciò non ha senso farla. Però nel momento in cui uscirà un nuovo aggiornamento c'è la possibilità di farlo sia con la porticina USB che con la Wi-Fi. Rimuovo la chiavetta USB, in questo caso per rimuovere la chiavetta USB
partendo dalla chiavetta wifi non funziona il tasto di rimozione. Volevo provare appunto la parte multimediale e in questo caso mettiamo di nuovo la mia solita chiavetta di test. Ok, mi ha trovato la chiavetta. Allora torniamo sul menu, andiamo a finire di vedere la parte media internet, appunto andiamo su video, in questo caso mi farà vedere che ha trovato una chiavetta che era chiamata C. Andiamo sui samples, questi qua sono i video che ho all'interno della mia solita chiavetta di testa, andiamo direttamente su quelli in Full HD e facciamo partire il primo file che è in formato AVI, e qua nessunissimo problema, riparte tranquillamente con possibilità, volendo con il tasto rosso, di cambiare l'audio e di spostare a destra e a sinistra o metterlo eventualmente in stereofonia, e vediamo con il tasto verde mi dà la possibilità di inserire anche un'ora di inizio, di selezionare un canale audio, di ripetere tutto in sequenza o solo una volta o ripeterne solo uno, questo è molto carino. E il view mod, se vedete full screen oppure originale in 4/3, cioè mi va a modificare la risoluzione volendo, soprattutto se avete un vecchio filmato e lo volete non allungato in 16 noni, lo potete vedere in 4/3 con le due bande nere, molto carino, soprattutto se avete filmati d'epoca. Ok, andiamo sul formato MKV, vuoi riprendere la riproduzione? Qui, questo è un altro messaggio importante, c'è la possibilità di riprendere la riproduzione del file se per caso l'avete interrotto, da dove l'avete interrotto. File MOV, appunto MKV funziona, file MOV nessun problema anche qui, file MP4 nessun problema, tra l'altro velocissimo nell'aprire i contenuti. MPEG, ok, formato MPEG, anche questo velocissimo e parte praticamente all'istante. Vediamo invece il più ostico di tutti, vabbè, TS, che anche qua credo che non ci sia nessunissimo problema perché effettivamente parte velocissimo. Non mi ha visto i Windows Media Video, formato praticamente non compatibile, non me lo fa nemmeno vedere nella lista all'interno della mia cartella. Mentre vediamo se riproduce questo, che è un formato in MKV a 10 megabit per secondo, già in HEVC 10 bit. È un file parecchio pesante e questo nessunissimo problema nella visualizzazione. Molto molto bene, parte multimediale direi più che soddisfacente. Ok, andiamo a vedere invece la musica, sempre sulla cartella C, la mia bella cartella di MP3 senza copyright, sto giro facciamo partire il secondo, anche qua parte senza nessunissimo problema, mi fa vedere se ci fossero i testi, mi farebbe vedere i contenuti all'interno dell'MP3, mi farebbe vedere anche lo scorrimento dei testi, quindi fa vedere il nome del file che sto riproducendo, con il tasto verde, questo giallo, posso diminuire e abbassare il volume. E che succede? Primo blocco del decoder. Ottimo, l'ho bloccato. Spengo e riaccendo brutalmente il decoderino. Ok, vediamo anche così la velocità di accensione, boot. Edivision, welcome. Ok, direi che insomma l'avvio è abbastanza buono, è molto più veloce, ecco un altro grosso vantaggio rispetto alla vecchia versione, l'avvio è decisamente molto più rapido. Torniamo sulla parte multimediale e andiamo a vedere come mai mi si è bloccato sugli MP3 copyright. Rialziamo un po' il volume. Ok, estremamente mi si era bloccato. Qui c'è la possibilità di poter avanzare, indietreggiare, stoppare. E col comando Lyrics posso tirare via appunto le visite che non ci sono e viene fuori una specie di analizzatore di spettro. Con il tasto opzioni posso andare a modificare le modalità di riproduzione con la ripetizione di tutto in sequenza solo una volta o ripetere solo uno o ripetere di nuovo tutto, e qui posso vedere appunto i testi oppure l'analizzatore di spettro, l'ID3 se c'è nell'MP3, e ho tre praticamente visualizzazioni, possiamo lasciare anche in automatico lo spettro. Ok, che è questo qui. Vabbè, niente in particolare, qui devo dire che funziona tutto alla grande, a parte quel piccolo problema che abbiamo visto prima che si era bloccato. Andiamo a vedere invece adesso le immagini, sempre sulla mia chiavetta C, sulle foto. In questo caso mi farà vedere le foto contenute nella chiavetta, non mi fa vedere l'anteprima, ma pigiando il tasto OK parte in automatico, mi farà vedere appunto la fotografia con una pausa,
con il tasto avanti e indietro posso appunto avanzare nelle immagini, con il tasto stop credo, esatto, ritorno al menu iniziale, oppure col tasto exit. Qui devo dire che se volessi fare uno slideshow, ok, basta che vado su impostazioni, posso decidere dopo quanti secondi far passare appunto le foto e se anche qui ripetere tutto, fare un ordine casuale delle foto, appunto ripetere tutto e riprendere il play con dopo circa 8 secondi c'è il passaggio alla fotografia successiva. Ok, nulla di particolare, però vedo che funziona bene, è un menu abbastanza completo. Abbassiamo. Adesso andiamo a vedere invece quelle che sono le impostazioni PVR, visto che appunto questo decoder è dotato di funzione PVR, possibilità di poter registrare. C'è la possibilità di poter attivare il time shift, che di default, fatalità, è anche spento. Di dare una durata minima di solito alla registrazione, è impostata su 2 ore, ma posso mettere per esempio 2 ore e mezza o 3. Questo sarà praticamente la registrazione classica canonica quando io premerò il tasto REC, diciamo in diretta. Sezione di record on e off, sono sincero, questa cosa non ho idea di che cosa voglia dire. Sezione di record. Vado a vedere eventualmente nelle istruzioni più dettagliate se c'è scritto qualcosa, semmai ve lo metto qui sotto in sovraimpressione. Facciamo a questo punto una prova di registrazione, usciamo, siamo su RAID 3 in HD, metto in pausa. Ok, in questo caso il programma va in freeze, va in time shift con la pausa. Lì c'è una percentuale, vediamo se ripremendo il tasto info mi riesce fuori, ok? Che mi dice quanto spazio probabilmente è occupato e quanto disponibilità c'è, praticamente andrà su a crescere man mano che starà registrando. Questo è l'avanzamento della pausa, è preso da 25 secondi, nel momento in cui io volessi poi ricominciare a rivedere il canale perché ho finito di fare la telefonata, di tirare fuori la pizza dal forno o di andare in bagno. Premo il tasto play, mi farà rivedere l'avanzamento di quello che sto registrando in secondi, di quello che ho registrato e di quanto sta ancora registrando. Ovviamente al raggiungimento della pausa arrivo al momento in cui mi sono messo al pari, posso premere il tasto stop, ovviamente mi chiede vuoi fermare il time shift, sparirà perciò la scritta time shift e tornerò alla diretta. Questo era un file temporaneo che ovviamente è stato cancellato e non me lo troverò più. Se volessi fare invece adesso una registrazione appunto in diretta, premo il tasto REC. Come abbiamo visto prima, avevo messo l'impostazione in registrazione 2 ore e mezza come registrazione di default e in automatico parte. Partirà così. Premendo il tasto info posso richiamare, sto vedendo che appunto sto registrando, mi compare anche un logo che me lo indica. E con sempre la solita percentuale che mi dice quanto ho occupato nella chiavetta che ho inserito. Se provo a cambiare canale, in questo caso adesso posso cambiare canale solo sui canali mandati dal MUX del canale che sto registrando e perciò se io premo il tasto OK posso vederli, sono RAI 2 in HD, RAI 3 in HD e RAI Sport in HD. Non posso uscire da questa lista perché ovviamente il decoder è dotato di un solo tuner e sto registrando un canale mandato da questo MUX che contiene questi tre canali, posso girare solo all'interno di questi tre canali. Se fosse dotato invece ovviamente di un secondo tuner potrei cambiare e continuare a fare lo zapping, ma su 29,90 ovviamente non posso pretendere di più. Nel momento in cui voglio stoppare premo lo stop, mi chiede se voglio fermare la registrazione, do l'ok e la registrazione si ferma, sparisce anche il login. Tasto rapido cartellina sul telecomando per andare a ripescare le registrazioni. RAI 3 HD con la data invertita con l'anno, il mese, il giorno e l'orario, il formato è un .ts. Mi dice che è appunto registrato sulla cartella PVR, occupa circa 60 mega e qua mi riporta di nuovo l'orario. Se volessi col tasto rosso potrei già cancellarlo e col tasto blu, se ce ne fosse più di uno, potrei cancellarli tutti, ma soprattutto se mi interessa riprodurlo posso con il tasto ok riprodurre quanto appunto stavo registrando, con possibilità di cambiare se ci fosse l'audio anche premendo qua di nuovo tasto destro, tasto sinistro del tasto stereo, soprattutto se per esempio ho degli artefatti nell'audio, sento magari mal mixata la musica, a volte cambiando canale destro, canale sinistro un po' migliora. Sempre con il tasto info e poi premendo il tasto verde posso andare a vedere da che minuto farlo iniziare, scegliere quale canale audio riprodurre se ce n'è più di uno, in questo caso c'è lo 0 che è l'italiano e l'1 che è l'other, e posso fare eventualmente di nuovo una ripetizione in sequenza, ripetere tutto solo una volta poi si blocca, ripeterne solo uno di quelli che sono nella lista. Full screen, anche qua posso mettere la scena in originale, mettere in 4 terzi, 16 noni o appunto nel formato originale nel quale ho registrato. Stop per annullare, poi vado a vedere col computer
se questo file è stato criptato, ma credo di no, perché un formato TS tendenzialmente non viene criptato. Comunque ve lo riporto qui sotto, se poi il file è leggibile anche dal computer con programmi tipo VLC. Un'altra prova che si potrebbe fare è quella di poter registrare il canale in diretta, ok, stai partendo, e vedere se nel frattempo posso andare nel menu e riprodurre qualcosa che era già registrato. No, non mi permette di farlo, perché se provo a premere il menu mi dice che devo fermare la registrazione. Ok, è perciò inaccessibile la parte multimediale mentre sto registrando. Altra cosa che è interessante da vedere, tasto bianco sul telecomando, c'è la possibilità di poter impostare uno sleep timer. Si va da un minimo di 30 minuti e si può arrivare, credo, fino al massimo di 3 ore. Cosa vuol dire? Una volta che l'ho attivato, il decoder si spegnerà al raggiungimento appunto del 30 minuti, l'ora e mezza. 2 ore o 2 ore e mezza, è una specie di countdown per lo spegnimento, soprattutto se mi addormento spesso davanti alla televisione, magari a notte tarda. Il telecomando di questo decoderino è identico a quello della versione precedente, ma vediamo allo stesso velocemente le sue funzioni. Non vi faccio vedere come si programma, perché vi rimando ovviamente al video che ho già fatto del Pico T265, perché la programmazione è la stessa. Sappiate che i canali, questi qua in azzurro, sono fatti apposta per accendere e spegnere la televisione e alzare e abbassare il volume. Di default il telecomando già funzionante con le TV della Samsung e dell'LG, ma può essere impostato ovviamente con la TV che avete a casa. Ok, ovviamente abbiamo detto tasto accensione e spegnimento, tasto mute per dare il muto al decoder. In questo caso si compare il logo, scusate, l'ho sottolineato, non lo vedevo. Possibilità con il tasto page di andare avanti e indietro con i canali, ma lo si può fare anche con il tasto a croce su e giù. Il tasto destro e il tasto sinistro servono per alzare e abbassare il volume del decoder, perciò potete lasciare il volume del televisore a un volume fisso e poi regolarvelo con quello del decoder. Con il video format c'è la possibilità di poter visualizzare e cambiare in tempo reale la risoluzione del video del decoder. Con il tasto cerca c'è la possibilità di poter fare la ricerca diretta del canale, se non mi ricordo la numerazione e volessi trovare un canale direttamente. Con il tasto info richiamo le info del canale, premendo due volte se presente le informazioni dell'IPG, e con il tasto rosso la potenza del canale e del segnale video che sto guardando, mentre con il tasto eventualmente destra o sinistra posso andare al prossimo evento di questo canale. Poi abbiamo appunto il tasto menu, il tasto exit, il tasto EDV, che sarebbe la guida elettronica digitale di Edision, la chiamano EDV al posto di EPG. Nome del canale, numero e la programmazione divisa per orari, con possibilità di poter avanzare, cambiare anche la giornata. Per farlo devo, col tasto avanti e indietro, le due freccette, posso avanzare su martedì. Mercoledì ovviamente non è più presente nulla, perché in questo caso sappiamo che il nostro EPG nazionale sulle canali RAI è solo per il giorno odierno e il giorno appunto presente e quello successivo. Addirittura sui canali Mediaset, come abbiamo già visto, c'è solamente il programma in corso e quello successivo, non c'è la possibilità di andare. Oh, carica qualcos'altro, guarda che bello, sta caricando anche gli altri. È la prima volta che mi capita di vedere su un programma Mediaset anche la programmazione successiva. Vediamo se riesce a farmi anche l'avanzamento a martedì. Sì, incredibilmente mi carica anche martedì. Sono sincero, è la prima volta che lo vedo. Vediamo se c'è per caso anche mercoledì. Sarebbe il top. No, ok, 2 giorni. Va bene, dai, direi che è più che sufficiente. Ok, altra bella cosa che appunto c'è in più su questo decoder, l'EPG ha 2 giorni anche sui canali Mediaset. Molto fico. Allora, ovviamente dall'EPG c'è la possibilità di poter impostare il timer. Una volta che mi seleziono sopra un programma, c'è anche la possibilità di poterla impostare una registrazione premendo il tasto blu. A questo punto mi ha aggiunto in automatico il login del timer di registrazione. Da qui posso richiamare, volendo, con il tasto giallo anche l'inserimento di tutti quanti i programmi che ho già impostato e poterne aggiungere, modificarli o cancellarli. E qua, come abbiamo visto, mi ha impostato la registrazione di rete 4 delle 19:45. Molto bene, questo è molto bello, perché appunto non tutti i decoder che registrano hanno la possibilità di farlo direttamente dall'IPG. Molto interessante. Gruppo, anche qui posso cambiare il gruppo e perciò fare una scrematura dei canali, se tutti, dai sui preferiti, se ordinati dalla Z, tramite ID, tramite codifica, come prima solo quelli in HD,
eccetera. Devo dire, molto ben fatta anche la guida elettronica. Vediamo il tasto verde opzioni, invece che prima non l'avevo fatto. Ah, ok. Posso vedere l'EPG attuale, il prossimo EPG, più... Ah, ok, cambia... Ah, che bello, cambia... l'impostazione, con possibilità, ovviamente mi fa un po' di compressione sullo schermo, ma mi dà la possibilità di poter vedere anche gli EPG anche degli altri canali spostato per orario. Molto carino è questa. Ripremiamo il tasto, vediamo invece per programma, credo che mi faccia vedere. Ok, so, quella era quella di prima, quella della programmazione normale in base al canale. EPG attuale. Ok, se premo invece PG attuale mi fa vedere, diviso per canale, quello che in questo momento il televisore sta mandando, cioè ogni singolo canale sta mandando, diviso per orario, per quando è cominciato, anche se Rai 2 Charlie's Angels delle 7, boh, Rai News è giusto, ma Charlie's Angels, vediamo se per caso, ma non è giusto, però l'orario è messo 7:45, non so. Non so quanto sia affidabile questa guida elettronica, magari un problema appunto momentaneo. Rai News era giusto, però l'orario non è corretto. Ok, vediamo l'altra impostazione, è quella dei prossimi EPG. Ok, in questo caso mi fa vedere quello successivo. Strano che l'orario sulle Rai rimanga sbagliato. Se premo il tasto OK c'è la possibilità di aprire anche una piccola descrizione del programma che ho selezionato e se è presente ovviamente, e poter leggere le informazioni. Molto carino, sì, devo dire che mi piace molto questo EPG, una delle poche volte che lo troviamo così completo. Brava Edition. Ok, lo lasciamo normale, cioè questo è quello che mi piace un po' meno, lo lasciamo diviso per programma, che è un po' quello che normalmente noi si utilizza di più. Ok, tornando sempre al telecomando, c'è la possibilità di premere il tasto Recall, che mi fa tornare diciamo al canale che stavo guardando prima, e se lo ripremo vado al canale che stavo guardando. Questo è comodo se per esempio sto aspettando che inizi un film, ma nel frattempo magari sto guardando il telegiornale su un altro canale, mi posiziono su canale 5 per l'inizio del film, poi vado su Rai 2 per vedere il telegiornale e con il tasto Recall posso switchare tra questi canali. Tasto TV radio, c'è la possibilità di poter switchare tra le radio e le TV. Poi abbiamo la parte multimediale con l'avanzamento, la cartella che richiama le funzioni PVR, perciò quanto già registrato in PVR, lo sgancio delle porticine USB se collegate, il tasto REC, il tasto del time shift e il tasto stop, il tasto timer. Qui direttamente sul canale con il tasto rosso posso selezionare la traccia audio, il tasto TXT giallo mi fa vedere il televideo, e qui mi chiede se voglio vedere solamente il televideo o se voglio vedere il sottotitoli, perciò mi chiede quale delle due funzioni voglio attivare, e una volta che attivo sottotitoli mi chiede se voglio vederli in italiano oppure in inglese. Questo è molto comodo, vediamo se per caso ci sono. Sì, ci sono, benissimo. Molto molto carino anche questa funzione. In questo caso adesso li spegniamo. Ultimo tastino, quello azzurro, che mi richiama direttamente il web service, in questo caso web TV. In questo momento ovviamente non siamo collegati ad internet, levo la porticina USB in maniera brutale, ricollego la chiavetta dongle wifi della Edition e vediamo se innanzitutto se mi trova in automatico la connessione internet che avevo già memorizzato prima. Sì, e mi dice che sono anche già connesso, perciò tiene in memoria anche le impostazioni delle password. Vediamo se premendo web TV succede qualcosa. No, questo è un tasto web TV che in questo caso non è attivo e non ha nessuna funzione. Ok, altra cosa che ho visto che è sparita appunto perché è stata modificata e migliorata era quella del discorso dello spegnimento dello 0,5 watt in stand by o meno. Come abbiamo visto nell'altro decoder della Edition, il picco T265 della prima versione, quando spegnevo, premevo il tasto spegnimento, mi chiedeva se volevo fare uno spegnimento reale o uno spegnimento fake, era così tradotto in italiano. Invece se spengo, velocemente viene spento appunto il decoderino senza nessuna richiesta e ripremendo il tasto di accensione fa il boot e in pochissimi secondi il decoder torna appunto a funzionare. E questo è sicuramente un grosso miglioramento rispetto al passato, perché appunto il vecchio aveva questo problema, che secondo me era un problema che sarebbe stato comodo appunto risolvere. Bene,
Che dire, allora, sicuramente per 5 euro di differenza che costa, perché questo decoder rispetto al Pico T2S5 costa circa 30 euro, mentre l'altro, la serie precedente, costa 25, per 5 euro di differenza tutta la vita questo. È ovviamente più performante, il menu è più accattivante, devo dire che è molto più veloce, reattivo, e perciò i 5 euro secondo me sono ininfluenti. Rimangono tutte valide le funzionalità che c'erano su quello vecchio, anche su quello nuovo, e sono state ulteriormente migliorate. Non l'ho detto, ma frontalmente c'è ovviamente anche il tasto di accensione, il tasto per cambiare e avanzare i canali, perciò anche in mancanza di telecomando, se volessi, potrei avanzare e cambiare i canali oppure spegnere il decoderino. Perciò Edition promossa, mi è piaciuto veramente anche ancora di nuovo anche questo decoderino. Io quello vecchio l'ho comprato e l'ho tenuto come decoder di scorta, non si sa mai, voglio mai che mi dovesse servire. Adesso è arrivato appunto questa versione T2S5 Plus e mi sento proprio di consigliarla un po' a tutti. Una cosa che mi ero dimenticato di dirvi, che entrambi i decoder, sia il Pico T2S5 che il T2S5 Plus, sono due decoder certificati nel sito del MISE per fare la richiesta del bonus TV, bonus decoder, per tutti coloro che hanno un ISEE familiare inferiore ai 20.000 euro, perciò possono avere un bonus di 30 euro. Un'altra cosa che mi sono dimenticato di dirvi è che entrambi i decoderini sono piccolini e compatti e sono dotati in dotazione di un velcro, di un adesivo, per poter essere diciamo piazzato dietro al televisore. Tra l'altro tutti e due i decoder hanno un spinottino, un ingresso per l'estensore del ricevitore del telecomando, disponibile sempre su Amazon da parte di Edition con pochi euro, mi pare 4-5 euro, per poter appunto comandare il decoder nel momento in cui viene piazzato dietro il televisore. Vi lascio il link sotto in descrizione. Se il video ti è piaciuto, ti chiedo di lasciare un like. Se non sei ancora iscritto al mio canale, ti chiedo di iscriverti, così mi aiuterai a crescere e potrò portarti altri contenuti inerenti al digitale terrestre, il DVB-T2, ma non solo. E a tal proposito, attiva anche la campanella, così sarai avvisato ogni qualvolta sarà presente un nuovo video nel mio canale. Tra l'altro ti lascio anche il link per l'acquisto di questo decoder su Amazon. Se appunto acquisterai questo decoder su Amazon tramite il mio link, a te come prezzo non cambierà nulla, a me viene una piccola percentuale che appunto mi aiuterà sempre a poter crescere nel canale per poterti portare altri contenuti. Se hai delle domande, e come sempre lasciamele qui sotto nei commenti, io di solito rispondo sempre a tutti. Non abbiatene a male se ogni tanto purtroppo qualche commento mi scappa, però spesso mi succede che non mi arrivano le notifiche via mail da YouTube della presenza di alcuni commenti. Un saluto a Giovanni e ci vediamo al prossimo video. Ciao!